Le 9:34 minuti, è con noi il primo ospite della giornata di oggi. Diamo il buongiorno e il benvenuto a Giorgio Albonico, presidente del Premio Internazionale di Letteratura Città di Como e per l'edizione, l'undicesima edizione, quella del 2024. Allora, grazie per essere con noi. Grazie a voi per l'invito. È bellissimo averla con noi perché parliamo di un premio che ha una risonanza importantissima in Italia ma anche all'estero. Adesso appunto è appena stato da poco pubblicato il bando per la partecipazione di quest'anno, le iscrizioni sono aperte fino al 30 di giugno e allora ci parli un po' di questo premio, Presidente. Beh, il premio è nato nel 2014, quindi siamo all'undicesima edizione. Abbiamo pensato all'inizio di creare, organizzare un premio letterario e di vedere come andava. E fin dalla prima edizione abbiamo avuto un ottimo riscontro, per cui man mano siamo andati avanti negli anni, ottenendo almeno fino ad ora una buona partecipazione di scrittori e di autori. Quindi siamo molto contenti e, a Dio piacendo, continueremo ancora finché sarà possibile. Certo, anche perché ci sono tantissime sezioni all'interno del premio che consentono una partecipazione ampia, insomma. È un premio generalista, diciamo così, ha parecchie sezioni. Diciamo che le sezioni principali si dividono in edito e inedito, però a fianco a questo abbiamo delle opere a tema, delle opere provenienti dall'estero, poi racconti, poi le opere per bambini e ragazzi. Quest'anno abbiamo messo una sezione di giornalismo e a fianco a questo c'è una sezione di multimediale dove vengono mandati book trailer, fotografie e videopoesie essenzialmente. Quindi è ad ampio raggio. Sì. La sezione più affollata è quella della narrativa edita. Certo, diciamo, ce lo spieghiamo anche vedendo quelle che sono le tendenze in generale di pubblicazione in Italia. Quello che è molto interessante è che tutte queste convergono in un tema diciamo molto legato anche alla storia della letteratura mondiale proprio di tutti i tempi e che quindi è particolarmente interessante il viaggio e l'altro, quindi il rapporto dell'uomo col viaggio inteso anche come viaggio interiore, giusto? Sì, giustissimo. Di anno in anno nella sezione opera tema inseriamo un tema particolare e specifico. L'anno scorso, se ben ricordo, era l'acqua, quindi sono arrivati tanti componimenti relativi all'acqua nella sua accezione più vasta. Quest'anno è il viaggio, come ha detto lei, viaggio anche interiore. Ecco, è molto interessante appunto, e lo dicevamo, adesso è appena stato pubblicato il bando ma rimarrà aperto fino a giugno, poi la proclamazione avverrà a ottobre se non sbaglio, ma i vincitori, cioè in realtà poi la cerimonia sarà a novembre 2024. Al momento, tra l'altro, mi preme anche sottolineare una cosa importante, cioè che il montepremi è di 30.000 euro se non sbaglio, ecco, anche questo può essere un ottimo incentivo perché insomma... Sì, 30.000 euro noi comprendiamo solo i primi premi, poi se la sarà particolarmente elevata, inseriremo altri premi in denaro. E noi la ringraziamo allora al presidente Giorgio Albonico, grazie per essere stato con noi.